Sono andata in rappresentanza del Movimento 5 Stelle ad Expo per le Idee, all'Hangar Bicocca. Ci sono stati degli ottimi interventi ieri, in particolare quello del Papa, quello di Petrini e quello del Presidente Lula. Tutti e tre hanno messo in evidenza alcune voci particolari che noi vogliamo cogliere e a cui vogliamo dare un senso. Gli interventi in campo alimentare sono così urgenti che non si possono affrontare, come dice il Papa, con soli interventi emergenziali, ma devono essere risolti in maniera strutturale. Il sistema fallimentare ha portato al paradosso vergognoso per cui miliardi di persone muoiono di fame e miliardi di persone invece sono sovralimentate e tra l'altro alimentate male. In Italia anche questo succede, sempre un maggior numero di persone non sa come sbarcare il lunario. E non sono interessata ad Expo. E non perché non vorrebbero essere interessate ad Expo, non lo sono perché non ne hanno le forze. E la politica deve interessarsi a queste persone. E allora noi abbiamo sempre detto di non essere a favore di Expo, perché quei miliardi investiti in una grande opera per l'ego di qualcuno doveva essere investito per gli ultimi degli ultimi. Ma c'è un altro aspetto positivo che è emerso ieri. E che è emerso da tutti gli anni in cui si è lavorato per Expo, ed è il fatto che le forze politiche, quando si uniscono e quando decidono di conseguire un obiettivo comune, lo raggiungono. E le forze politiche l'hanno dimostrato con Expo, hanno dimostrato di riuscire a portare avanti, di realizzare un obiettivo davvero sfidante. Allora vogliamo che questa esperienza abbia insegnato qualcosa. Oggi, 8 febbraio, è la giornata della solidarietà, è la giornata da dedicare agli ultimi degli ultimi, come dicevamo prima. Allora facciamo un appello, come Movimento 5 Stelle, al Presidente Renzi. Se davvero la politica vuole tornare ad essere un qualcosa di dignitoso, come ha ricordato ieri il Papa, allora facciamo una cosa insieme, facciamo in modo che questo Expo sia davvero un miracolo. Facciamo in modo che quando voi consegnerete la carta di Milano a Ban Ki-moon a metà ottobre, il Parlamento italiano, non il Movimento 5 Stelle, ma il Parlamento italiano, consegnerà a tutte quelle persone non interessate ad Expo, perché non possono esserlo, consegniamo a quelle persone il reddito minimo di cittadinanza.